ragazzi, allora, benvenuti in questa recensione di Sanremo 2019. Allora, primo metto le mani avanti per dire che non ho niente contro Mahmood, contro la giuria, contro quelli che lavoravano là, contro la stampa. Dirò soltanto quello che penso. Poi vi voglio raccontare un sogno che ho fatto riguardo Sanremo. Che praticamente mi chiamavano per presentare Sanremo al posto di Baglioni. Non mi chiedete perché, però vabbè. Vabbè. Comunque parliamo di Sanremo. No, c'ho questa domanda. Io, ecco, se sapevate che vi ricordate che avevano detto che per i voti, che per i voti la giuria valeva il 20% il 20% di importanza, la giuria. Noi da casa che votavamo chiamando, spendendo 51 centesimi, vabbè, noi avevamo di importanza il 50%, e ultimo se stava al 46% di voti, ecco. Mahmood al 14%. Mo, mi potete spiegare, com'è che Mahmood 14% primo, ultimo 46% secondo? Boh. Poi c'è Cristicchi, dove perché non l'hanno messo, io non lo so, boh. Per me, la mia classifica che io avrei voluto, era classifica personale, non ve la prendete se non siete d'accordo, anzi, qualunque cosa, se non siete d'accordo, se siete d'accordo, cosa volevate, scrivetelo nei commenti, che mi fa piacere quello che pensate. La mia classifica personale doveva essere Cristicchi, che canzone bellissima, io me l'ascolto ogni giorno, anzi me l'ascolto praticamente 100 volte al giorno, vabbè, è bellissima, me la so scaricata. Vabbè, poi ultimo, che quella canzone era veramente bella, ma secondo me, quella di Cristicchi era più bella, senza offesa, per ultimo, per carità, pure io adoro ultimo. Mi piace molto ultimo, vabbè, avrei voluto pure io che vincesse ultimo, però purtroppo non è stato così. Poi terzo posto Volo, che vabbè, quelli, il terzo posto se lo sono meritati tantissimo, che io adoro il Volo, vabbè, che se lo sono meritato tantissimo, io li adoro, quindi ricapitolando: Cristicchi primo posto, ultimo secondo posto, il Volo terzo posto. Questo è quello che doveva essere secondo me. Poi vabbè, ultimo. Giustamente, si è pure incazzato, alla sala stampa, se credo che abbia detto rompete il cazzo, ma mi sembra giusto, perché lui, era 46% dei voti e arriva secondo, che normalmente quello che ha più voti vince, non è che quello che mi sta più simpatico vince. Se come giuria mettete delle capre, se non è colpa mia. Se ovviamente, se pure Baglioni ha votato Mahmood senza farlo sapere, vabbè. Che lo disse? No, guardate, ha votato per Baglioni quello, ha ribaltato tutto quanto, ma che lo disse? Se ha votato Baglioni, ok, posso pure capire, se quello l'ha presentato Sanremo, ma sempre,
se ultimo con il 46% dei voti è arrivato secondo, è Mahmood. Ma che cazzo dico? Cioè, se ultimo 46% dei voti è arrivato secondo, è Mahmood, 14% dei voti è arrivato primo, c'è qualcosa che non va. Cioè, non è che mi fai arrivare ultimo, secondo, che ha avuto più voti di Mahmood che è arrivato primo. Per carità, per carità, cioè, io no, non ho niente contro Mahmood, anzi, se la canzone è bellissima, se io non ho mai detto che mi fa schifo, per carità. Ma, cioè, secondo me non meritava di vincere. Cioè, capace che se non meritava pure il podio, ma non addirittura, cioè, primo posto, secondo, massimo. Ma se lo volete mettere nel podio, mettetelo. Cioè, sì, per carità, però secondo me doveva vincere Cristicchi. Se niente, ditemi se che cosa pensate di questa recensione di Sanremo, cioè, scrivetemi nei commenti quello che pensate, se secondo voi io ho ragione o torto, secondo voi chi doveva vincere, chi non doveva vincere, se è giusto o no, se siete contenti, cioè, scrivete tutto quello che volete sotto nei commenti. Se niente, se iscrivetevi al canale mio, beh, ovvio, attivate la campanella per avere le notifiche dei video che pubblico. Se niente, ditemi se vi è piaciuto Sanremo, che se io adoro Sanremo, se che se che se beh. Sì, che, vabbè, io adoro soprattutto la musica italiana, la qua straniera, per chi non lo sappia, a me piace più la musica italiana, sì, che qua straniera. Sì, qualche musica straniera l'ascolto, ma mi deve proprio prendere quella musica, quella canzone. Sì, a parte questo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche. Seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, sia che su Instagram, Facebook, c'ho anche un canale Twitch, quelle poche volte faccio live, c'è pure il link di YouTube, c'è che vabbè, se quelli ce li metto ovunque quei link. Mettete mi piace e dovete condividere il video ovunque, Instagram, Facebook, boh, che c'è su WhatsApp, YouTube, ovunque, soprattutto iscrivetevi e io vi voglio bene e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.